È colpa di Furlani, ai ai ai, è colpa sua. Buonasera amiche e amici rossoneri, bentrovati sul canale YouTube ACM Style, il canale YouTube itinerante che mentre itinera vi parla di Milan e di calcio. Vi ricordo inoltre l'appuntamento questa sera alle 20:30, anticipiamo di mezz'ora con quelli della 104 per parlare ovviamente di Milan, di calciomercato, di situazione societaria, di situazione allenatore. Ovviamente dalla parte di ieri e della partita che ci aspetta giovedì, partita che un po' mi sta facendo preoccupare, però vediamo. Intanto arrivano delle buone notizie dall'infermeria, perché nessuno c'ha niente. Malik Chow è a posto, Maignan è stata più che altro una scelta tecnica a lasciarlo a riposo. Kier, che sembrava uscito con un infortunio dopo una prestazione terribile, è venuto fuori che gli esami della risonanza magnetica non hanno evidenziato nessun problema. Quindi praticamente Kier non c'aveva niente. Non aveva assolutamente niente. Voleva uscire. Perché è lui che ha chiesto il cambio, ricordatevelo, eh? Voleva uscire, non voleva più stare in campo. Evidentemente le troppe paperelle lo hanno un po' demoralizzato. Kier è stato un grande difensore per noi. È stato un grande difensore. C'erano i tempi in cui mi piaceva davvero. Ed era il simbolo un po' della difesa. Si è perso, ha perso qualsiasi motivazione. Ormai credo che sia definitivamente un ex giocatore, Kier, o perlomeno il Milan non può più giocare. Ho visto qualche immagine, qualche frame della sua partita di ieri, ragazzi, ha combinato delle cose terribili. Non c'è con la testa, non c'è più col cuore, non c'è più con niente, Kier, mi spiace. Non sputiamo nel piatto in cui abbiamo mangiato, però è ovvio ricordare che con queste cose così non si può andare avanti, bisogna avere ben altro, ragazzi, ma questo è poco ma sicuro. Ci vogliono altri tipi di giocatori, anche in difesa, e per questo il Milan farà, credo, un buon mercato, ma non solo il mercato, ragazzi. Ma non solo il mercato, perché quello che ci aspetta sarà un'estate bollente, ma bollente in tutti i sensi, che noi seguiremo poi ovviamente con il calciomercato live insieme a Calcio Style, la testata giornalistica con cui collaboriamo, con cui collaboro, e ci sarà da divertirsi quest'estate, ma ci sarà da divertirsi anche lì sopra in dirigenza, ragazzi, perché voi pensate che è uscita fuori, in realtà si sapeva già qualcosa, poi è arrivata la conferma che Conte, non dico che avesse comunque già firmato, ma era diciamo felice di poter venire al Milan, aveva trovato la quadra, era contento del progetto, ma arriva Furlani e frena tutto. La causa principale del raffreddamento pista Conte è stato ovviamente Furlani. Perché? Perché Furlani comunque è un dirigente che innanzitutto gli andava bene Pioli, innanzitutto, ma poi aveva in testa altri allenatori, uno su tutti, non scopriamo l'acqua calda, è quello, il nome di Thiago Motta. Thiago Motta che però molto presumibilmente finirà alla Juventus se Max Allegri se ne andrà. Quindi c'è un bel giro di allenatori quest'estate, ci sarà sicuramente. Quindi discorso è che Furlani voleva altro, quindi grazie al suo potere ha deciso che invece non si poteva fare e non si doveva fare e non è stato effettivamente fatto. Succede però una cosa, che Furlani non ha fatto i conti bene. Perché? Perché a quanto pare, questa è un'indiscrezione che vi do, diciamo forse in esclusiva, forse no, forse è già stata twittata, è già girato da qualche parte. Cardinale poi per Conte si era informato tramite Ibra, tramite altri, aveva saputo della sua personalità, di com'era, di cosa voleva come allenatore, eccetera, eccetera. E addirittura pare che abbia provato a ricontattare Gazidis per farlo ritornare al Milan. Non so l'esito, non so come sia andata, però in questo momento non si sa niente. E attenzione, perché quest'estate pare che coloro che lasceranno il Milan saranno proprio il presidente Scaroni, indovinate chi? E Furlani. Quindi, tolto l'ostacolo Furlani, la strada per Conte, diciamo, si libera. Anche perché Ibra ha degli ottimi rapporti
con Conte, ci ha già parlato diverse volte, è un allenatore che apprezza, ma nel contempo avete sentito anche le dichiarazioni stesse di Zlatan che più volte ha elogiato Pioli per il suo operato, finché fa bene, vi ricordate la frase, finché fa bene non ci sono problemi, finché fa bene, quindi, virgola, punto e virgola, punto a capo, se giovedì, malauguratamente, il Milan non passasse, non basterebbe nemmeno il benestare del Papa in Vaticano col timbro bollato, con la cera lacca, è segnato. Se giovedì Pioli non va avanti è segnato. Io però mi ponevo la domanda, va bene, giovedì passa, se esce in semifinale, che è segnato pure lì, non è che si può essere segnati, però a quanto pare brucerebbe molto di più l'uscita con la Roma, darebbe molto più fastidio ai quarti, piuttosto che incontrare, che ne so, un'altra squadra più blasonata come Bayer Leverkusen, per dirne una. Credo che questa quella situazione invece in semifinale sarebbe più accettabile, quindi sarebbe ritenuta fallimentare la stagione se uscisse giovedì con la Roma, accettabile se invece uscisse in semifinale. Chiaro che poi se va in semifinale, va anche in finale, allora lì le possibilità di riconferma sono tante. Insomma, ci sono tante situazioni che sono un po' diciamo appese e in stand by in attesa di altri eventi che devono succedere, quindi è una concatenazione di eventi che si devono realizzare oppure no. In base a questo ci saranno diverse scelte. Chiaro che l'uscita dall'Europa League giovedì non farebbe piacere ai tifosi, i quali non vorrebbero, immagino, rivedere ancora Pioli sulla panchina fino al 2025 compreso, tranne le persone che comunque sono sempre state a favore di Pioli. Noi rispettiamo la loro opinione, per carità, ma una situazione del genere sarebbe molto fallimentare per la stagione del Milan, che comunque non avrebbe assolutamente vinto nulla. E a proposito di Pioli, è una frase che ho messo anche nella copertina live di stasera, che dice: se avessimo fatto 4-5 gol staremmo parlando di qualcos'altro. Della partita di ieri mi tengo lo spirito, insomma, l'atteggiamento della squadra. Questo è Pioli che ragiona sempre se, col forse, si ragiona sempre con le ipotesi, no? Non siamo lontani dal City, al Real, i primi 4 minuti abbiamo giocato bene, un'altra volta ho detto i primi 44 minuti invece abbiamo tenuto la partita. Questo è lui, questo è così, ragazzi. Ma al di là di questo, comunque, la decisione passerà, credo, da giovedì. Per noi l'importante adesso è sicuramente questa partita. Poi arriverà il derby con cui potremmo regalare praticamente in anticipo la seconda stella cartonata, e lo sottolineo, ai nerazzurri. Però adesso la testa è lì. Tra l'altro ho visto un paio di immagini dove c'è Infantino in Inter Cagliari ieri sera, che esultava anche al gol dell'Inter. Infantino, il presidente comunque della FIFA. Poi un'altra volta c'era stato l'avvocato, il procuratore che stava indagando sul Milan, poi c'era anche il presidente, forse una volta, della FIGC. Insomma, c'è sempre qualcuno di rilievo a vedere le partite dell'Inter. Tra l'altro Infantino è esultato anche al gol, quindi io non so se questo è normale, non lo so, mi interessa poco, però vedere sempre queste autorità importanti ogni volta una partita dell'Inter, tutti tifano Inter, tutte le autorità importanti tifano Inter, non ho ancora capito il motivo chiaro. Ditemi voi se è normale questa cosa. Onestamente io ci vedo poca normalità, no? Ci vedo poca normalità, però vabbè, van così. Evidentemente hanno tanti tifosi in giro per il mondo, compresi le cariche che contano, evidentemente sarà così. Lascio a voi le supposizioni e le ipotesi. Ragazzuoli belli, intanto fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, magari anche su questa curiosità di Infantino, così giusto per fare due chiacchiere. Io intanto vi auguro buon proseguimento di serata, sempre comunque Forza Milan. Noi ci sentiamo, ci vediamo più tardi, e adieu.